ci insegniamo dove la nobile c'è un po' di tempo. L'occasione è importante per un risultato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di natura investigativa, estremamente rilevante, ed è importante anche perché ci consente di sottolineare come l'azione preventiva messa in campo dagli uomini dell'Ufficio Volanti si rivolge anche a una determinata tipologia di reati che hanno la loro naturale evoluzione dal reato predatorio fino alla violenza, e quindi al reato, alla violenza, alle minacce, al reato contro la persona. In particolare lo scorso 8 febbraio siamo stati allertati su chiamata 113 da un minorenne il quale lamentava di essere stato appena rapinato da alcuni coetanei in zona Lido. Immediata l'azione e l'intervento dei ragazzi in servizio di controllo del territorio, i quali hanno raccolto nella contestualità dell'evento le confidenze del minore. Mi preme sottolineare un minore incredibilmente intelligente che ha capito all'atto della commissione del reato a suo danno che era il caso di collaborare con le forze di polizia, non tanto mosso, come poi successivamente anche ci ha dichiarato, dalla naturale voglia di riappropriarsi di quel poco che gli era stato depredato durante la rapina, dettagli li illustriamo nel prosieguo, quanto da impedire che determinati soggetti, in particolare i due soggetti tratti in arresto, potessero reiterare i comportamenti delittuosi e danneggiare altre persone. Immediatamente ci fornisce una descrizione dei due che di lì a poco vengono rintracciati dalle forze di polizia. Nella contestualità dell'intervento non è stato possibile procedere a un arresto in flagranza di reato perché le ricerche sono state lunghe e laboriose dei due che si erano dileguati e sulla cui persona non è stato possibile rinvenire le tracce che li riconducevano inequivocabilmente e immediatamente al fatto reato commesso poco prima, ma le comunicazioni sono state inoltrate all'autorità giudiziaria competente che ha avviato due distinti procedimenti penali. Un primo ha visto coinvolto un minorenne, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, procuratore capo dottor Carlo Macri, e Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, dottor Catananti, sostituto procuratore, per quel che concerne la posizione del maggiorenne. Entrambi, all'esito dell'attività investigativa, delle risultanze dell'attività investigativa condotta con velocità dagli uomini delle Volanti, che hanno sentito più volte la parte offesa da alcuni testimoni, lo illustreremo adesso, ha consentito al Tribunale per i minorenni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, di chiedere al giudice per le indagini preliminari, dottor Sebastiano Finocchiaro, l'emissione di un provvedimento restrittivo a carico del minore, speculare l'azione della Procura presso il Tribunale Ordinario, dove il dottor Catananti ha chiesto al GIP, in particolare al dottor Antonio Scortecci, l'emissione di misure in carcere per il maggiorenne. Ora, il particolare comportamento delittuoso dei due si è estrinsecato in una serie di azioni che hanno portato non solo a perpetrare una rapina ai danni del povero minore in piena serata, si Reggio Calabria, era un sabato sera, in una zona, quella del Lido, che è frequentata per il passeggio, dalla cosiddetta movida cittadina, ma è di particolare importanza che queste minacce, che si sono poi concretizzate in un atto di natura predatoria, nascono giorni addietro, per come è stato riconosciuto, e nascono con l'utilizzo dei social network, in particolare il noto social network diffuso a livello mondiale e in Italia diffusissimo, che è il Facebook, lì dove il maggiorenne
aveva iniziato la sua azione di avvicinamento alla futura vittima, che aveva conosciuto in circostanze del tutto insignificanti tempo addietro e col quale era diventato, tra virgolette, amico su un social network, e aveva iniziato a cercare di compiere, tecnicamente si tratta di un'estorsione, ma di appropriarsi di quanto in possesso dello stesso. Questo è il maggiorenne o il minorenne? Il maggiorenne dei due. Ora è chiaro che ci pone questo di fronte alla necessità di un monitoraggio che oggi viene effettuato dal compartimento polizia, dal servizio polizia postale e telecomunicazioni, che a Reggio Calabria come articolazione territoriale ha il compartimento Calabria, ma necessariamente poi tutta l'azione che avviene successivamente su strada è di competenza dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Io ritengo che la modalità con cui è stato perpetrato questo crimine ai danni di un minorenne sia oggettivamente una condotta che sottolinea la pericolosità degli strumenti a disposizione dal punto di vista informatico e la pericolosità sociale dei due ragazzi dal punto di vista concreto, perché nonostante la loro giovane età compiono un'azione delittuosa che viene concepita con estrema risolutezza ed efferatezza. Raggiungono il minore sul corso Garibaldi, lo invitano con le buone che poi si trasformano comunque in spintoni, in accompagnamenti quasi coatti, a raggiungere una zona della città che in quel momento non era frequentatissima, il lungomare, la parte ludica. Unitamente allo stesso raggiungono poi il lido e durante tutto il tragitto si susseguono pugni, calci, finalizzati ad estorcere pochissimo, alla fine 20 euro. Ma non è il valore della merce, o meglio del danaro estorto, il reale problema. Sono le modalità di una condotta prepotente che vede oggi sempre di più protagonisti giovani, a volte incensurati, in questo caso non incensurati, e già noti alle forze dell'ordine per precedenti di natura predatoria, creando un allarme in noi preposti al controllo del territorio e che siamo oggi pronti ad affrontare, ma necessitiamo, sottolineo, della collaborazione della vittima. Se la vittima non denuncia oggi, l'attività investigativa in flagranza è ancora possibile, la volante passa, nota, agisce, ma lì dove l'azione avviene non al passaggio di una pattuglia nostra, dell'arma, delle altre forze di polizia, è estremamente complicato riuscire a dare una ragione di natura giuridica, sociale, alla povera vittima senza la collaborazione della stessa. Per cui il giovane depredato, rapinato in data 8 febbraio dovrebbe rappresentare un modello comportamentale che può consentire non solo l'assenza di episodi del genere e cercare di annullare episodi del genere su questo territorio, quanto rappresenta anche una parte della società civile che, consapevole anche della possibilità delle forze dell'ordine di intervenire, si affida a loro, ne condivide idee, ne condivide emozioni e ci consente di raggiungere un risultato, ripeto, per noi da un punto di vista investigativo eccellente, ma da un punto di vista preventivo altrettanto importante, perché spero se ne possa dare atto nella stampa online e cartacea che lì dove si collabora si è più forti. Noi comunque ci siamo pronti ad ascoltare questi giovanissimi, ad ascoltare anche maggiorenni, perché non sono soltanto giovanissimi, e ad intervenire non solo nell'immediatezza ma di lì a poco. I dettagli, andiamo oltre, interessa la modalità. Per capire il background di questi ragazzi, siamo noi minorenni, l'età possiamo dire. Stiamo parlando di un minorenne e di un maggiorenne classe 93. Il discorso è sempre quello. Se vi do il nome del maggiorenne, vi devo dare il nome del minorenne. L'età dei minorenni, dei due minorenni coinvolti. 17 e 16.
16 la vittima, 16 la vittima, 17 il primo rapinatore. E il tuo compagno di scuola? Assolutamente no, conoscenze cittadine, conoscenze del sabato sera. Non vi sono rapporti di amicizia, ecco, strutturati. Ho detto sul comunicato che anche il telefono è oggetto delle pretese. Le pretese si sono rivolte verso tutto quello che può consentire ad un giovane oggi di vivere più, potrei dire, serenamente, quindi i telefonini, i soldi. Addirittura abbiamo rinvenuto poi durante una perquisizione lo scontrino, cioè prima hanno depredato la vittima e poi con quegli stessi soldi sono andati a mangiare. Non si tratta di un comportamento di natura predatoria finalizzata chissà cosa, è finalizzata a sottolineare un comportamento prepotente, perché poi queste cose nel giro dei ragazzi si sanno chi sono, chi è che ha rapinato Tizio, chi è che ha rapinato Caio, si crea una quasi una, ci si accredita nei confronti di questa società che da un punto di vista potremmo definire malata e che necessita ovviamente di una cura che noi, per quanto nel nostro piccolo, cerchiamo di dare con un'attività di prevenzione e repressione. La provenienza sociale? La provenienza sociale, posso sottolineare che si tratta di soggetti anche molto ed estremamente vicini a quelli che abbiamo tratto in arresto 3-4 giorni fa, quindi soggetti di un'estrazione sociale media, non vi è un background criminale che tra virgolette possa giustificare comportamenti di natura delittuosa. Fatta curiosità, visto che il giorno prima il maggiorenne aveva approcciato la vittima su Facebook, è stato controllato sul suo Facebook, sulla sua bacheca, se avesse regalato questo comportamento anche con altri ragazzi? Sono in corso attività investigative da parte del compartimento polizia delle comunicazioni, in quanto le procedure sono abbastanza complesse per poter verificare su Facebook e riuscire ad associare Tizio e Caio a un determinato profilo. Non è immediato, non è il fatto che ci sia il nome ti consente di essere certo che si tratti di quella persona. Bisogna fare un'attività di natura informatica, non spetta a noi, ma abbiamo interessato gli organismi preposti. Ecco. Alla fine quanto hanno rubato? 5 euro o 20 euro? Hanno rubato 5 euro, li hanno utilizzati nell'immediatezza, 35 euro in totale, un telefono cellulare è stato oggetto di attenzione. 35 euro. Come fenomeno che risulti a voi è frequente, che poi sembra essere poi il classico bullismo, che però poi porta delle conseguenze abbastanza gravi, e quindi poi le famiglie sicuramente vengono stravolte da questo. Cioè, come lo vivete voi come forze dell'ordine questi fenomeni? Guarda, c'è molta attenzione da parte del sistema prevenzione ovviamente verso questi fenomeni. È chiaro che non si va a colpire, o meglio non si va a condividere con l'autorità giudiziaria delle determinazioni così forti come una custodia cautelare in carcere per un maggiorenne e un trattenimento in un centro per minorenni per quanto riguarda l'altro soggetto, se di sfondo non vi sia una pericolosità sociale acclarata. Sono soggetti non nuovi a comportamenti di questa natura, denunciati o meno che siano stati. Sono ragazzi che non sono alla loro prima esperienza di confronto, tra virgolette, con le forze dell'ordine. È ovvio che non è la natura, non è l'ammontare depredato che qualifica o meno il reato, è il comportamento che viene definito reato dalla norma a giustificare l'adozione di misure. Violenza e minacce in concorso pluripregiudicati, i magistrati poi alla fine si determinano in un certo modo per cercare di impedire che questi comportamenti possano essere reiterati. Voglio dire, nel momento dell'arresto hanno capito la gravità della cosa, oppure ecco, qual è stata la reazione? I momenti sono stati due, per la precisione. In data 5 marzo è stato tratto in arresto il minore, abbiamo atteso ovviamente le determinazioni poi della procura ordinaria e del tribunale ordinario. In data odierna, stamani alle 7:30, è stato tratto in arresto il maggiorenne. Quello che io posso dire è che il confronto con questi giovani è estremamente difficile, una difficoltà che nasce ovviamente da una non proprio
eccessiva disponibilità ad accettare un intervento dell'autorità così drammatico. Però questo è fattore comune, ecco, comune denominatore un po' a tutti gli arresti. Nell'immediatezza è chiaro che non si riesce ad accettare, ma la funzione della pena e quindi anche del processo penale deve tendere alla rieducazione. Siamo convinti che anche i due oggetto di attenzione odierna avranno tutte le possibilità che la nostra legge concede di potersi in qualche modo, tra virgolette, non è un termine giuridico, riabilitare. Dottore, scusi, ha detto 35 ore in totale. Sì. Ma significa che comunque è un comportamento già messo in campo. Ritengo che sia un errore nel comunicato, se avete ricevuto il comunicato. Sono 35 gli errori, lo correggeremo per. Quindi non 20, 35. No, 35 precisamente. Ma guardi, abbiamo trovato uno scontrino, un po' se erano andati a mangiare sostanzialmente, cioè non è, ripeto, quello che a noi interessa è che passi un messaggio. Non è che due persone possono essere arrestate per aver, o meglio, possono essere arrestate, e la rapina c'è anche per 10 euro, è la gravità del fatto che siamo qui a sottolineare. C'è un comportamento incredibilmente arrogante, un comportamento presuntuoso, lì dove io faccio una rapina perché mi accredito con i miei coetanei, ed è lì la necessità di un intervento fermo e deciso degli attori in campo. Cercare di sdrammatizzare il fatto, ma di farlo veicolare come un fatto importante. Addirittura le modalità della rapina, nonostante, ripeto, una somma esigua di denaro, sono state atroci, perché è uscito fuori un coltellino con il quale la vittima è stata minacciata. Vi sono state minacce, dice: attenzione, se no amico mio caccia la pistola, scusate il regino tra virgolette napoletano. 17, 16 e classe 93, 21 anni, mi sembra un po' eccessivo come comportamento, sono minacce gravissime. La pistola non è stata trovata, ovviamente non è stata rinvenuta e non è stata neanche vista, ma il contenuto della minaccia è una minaccia grave. Hai detto che avevano dei precedenti? Reati predatori, reati predatori, scippo, furtarello. Anche il minore. Prego? Anche il minore. Anche il minore, sì. Sì. Resistenza pubblico ufficiale. Mentre la vittima è censurata. Sì, assolutamente. Ovviamente una vittima accompagnata dai genitori, quindi si può notare anche un sostrato culturale importante che tende alla partecipazione, perché ovviamente la decisione di un minore di parlare con le forze di polizia non può prescindere da una condivisione dell'obiettivo con le famiglie. Le famiglie lo hanno accompagnato, ne hanno agevolato, o meglio lo hanno invitato a confrontarsi con le forze dell'ordine. Per noi questo è un dato essenziale. E gli arresti odierni non solo rappresentano giustizia nei riguardi del giovanissimo, ma rappresentano anche, ovvero vorrebbero rappresentare, un messaggio a tutti quei gruppi che conosciamo, cittadini, che si dilettano la sera in atteggiamenti non proprio ortodossi. Ci sono delle vere e proprie gang. Io non parlo di gang, però sicuramente ci sono gruppi attenzionati lì dove l'arroganza e la prepotenza la funge da padrona, che poi si manifestano in particolare durante il fine settimana, lì dove la possibilità di tirare un po' più tardi e la frequenza, diciamo, delle strade cittadine da parte di numerosi fruitori rende più possibili queste uscite di gruppo. Il singolo si fa scudo del gruppo. Noi abbiamo altro in corso, di cui parleremo più in là, ovviamente aspettiamo anche in questo caso determinazioni della G, che riguarderanno un gruppo di soggetti che non si sono comportati proprio in maniera ortodossa. Ne parleremo, spero, a breve. Questo per sottolineare che non è un fenomeno che Reggio Calabria non conosce, assolutamente. Ci riferiamo a bullismo, ovviamente. Benissimo. Voi. Più atto di bullismo quello scoperto. Sì, siamo stati abbastanza contenti e abbiamo desiderato darne atto alla stampa di questa operazione condotta in due fasi, che ha portato all'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare a carico di un minore e un maggiorenne, quindi rispettivamente presso un istituto
per minore di Catanzaro e presso il carcere per quanto riguarda il maggiorenne, autori di una rapina ai danni di un minorenne lo scorso 8 febbraio. Siamo stati estremamente lieti di potervelo comunicare perché il tutto nasce sulla base della collaborazione che abbiamo avuto da parte della vittima, la quale, consapevole non solo delle potenzialità dell'apparato Stato, si è dimostrato immediatamente disponibile a raccontarci non solo quanto fosse successo, ma ad aiutarci nella ricostruzione dei fatti in maniera minuziosa e puntuale, ricostruzione che è stata accolta poi in toto dagli organismi giudiziari competenti con le determinazioni che abbiamo elencato in conferenza stampa. Ovviamente il nostro è un invito alla cittadinanza tutta e in particolare a quelle fasce di cittadini che si sentono in qualche modo non completamente meritevoli di tutela, capaci di riceverla, non hanno fiducia nelle forze dell'ordine. Ecco, li invitiamo a rivolgersi a noi con il 113, li invitiamo a venire in ufficio a parlare direttamente con i ragazzi e le volanti, a fermare le volanti per strada e a confrontarsi con loro, perché solo dalla partecipazione attiva della vittima riusciamo ad impedire che determinati comportamenti delittuosi possano essere reiterati. E condotte delittuose, condotte delittuose che venivano perpetrate anche attraverso il più noto social network, tra le altre cose. Ma in questo caso, diciamo, a natura episodica per quel che concerne la nostra attività, la minaccia nasce sul social network che oggi è utilizzato alla pari di ogni strumento di comunicazione, anzi credo in misura sicuramente maggiore, ma il dramma è che non si ferma al suo essere minaccia virtuale, ma diviene incredibilmente una minaccia concreta ed attuale all'atto della realizzazione di comportamenti delittuosi nel mondo reale. E questo è il dramma che abbiamo vissuto ultimamente. Lì dove la minaccia si completa sul social network, assume una determinata configurazione giuridica di delitto, ma nel momento in cui degenera per strada, il delitto diviene più grave. Dalle semplici minacce passiamo alla rapina. Ecco, dove si collabora si è più forti, lei ha detto in conferenza stampa. Ha sottolineato inoltre la collaborazione a tout court dei genitori della vittima. Ecco, per prevenire più che reprimere è importante la collaborazione. Ma assolutamente, la collaborazione è alla base del risultato odierno. Senza partecipazione attiva della vittima probabilmente il risultato non sarebbe stato così importante per il sistema prevenzione della Questura di Reggio Calabria. Le dichiarazioni, l'attenzione, la fiducia e tra parentesi anche lo stimolo che questo giovanissimo ci ha dato ad andare avanti, nonostante poi concretamente l'entità del danno subito da un punto di vista esclusivamente patrimoniale era minimo, ma era un danno incredibilmente importante dal punto di vista psicologico, ecco. Perché il soggetto si è visto raggiungere, si è visto trasportare in una zona, diciamo, non proprio affollatissima, si è visto minacciare con l'uso di un coltello. Alla fine un bottino magro, potremmo dire, anche per l'intelligenza della stessa vittima che nascondeva poi il telefonino, riusciva in qualche modo a non farselo rubare, ma le conseguenze sono drammatiche. E se a questo ci aggiungiamo anche una assenza dello Stato, sarebbero state ancora più drammatiche, ma lo Stato è stato presente, ha ringraziato, è andato avanti, ha compiuto uno sforzo di natura informativa ed investigativa ed ha raggiunto, unitamente, sotto la guida di un'autorità giudiziaria sempre più attenta e sempre più presente e sempre più veloce su fenomeni del genere, che noi ringraziamo ovviamente, abbiamo raggiunto un risultato investigativo importante, quantomeno per un po' di tempo i due non saranno più dediti ad attività di natura predatoria e ad atti che definiamo, da un punto di vista anche giornalistico, esclusivamente bullismo. Ecco, un episodio come questo, come anche quello di qualche giorno fa, che lascia presupporre che a Reggio siano in azione delle vere e proprie gang di giovani. Ma guardi, il confronto quotidiano che abbiamo con le altre questure, con le altre forze dell'ordine, mi spingono a sottolineare che non siamo assolutamente di fronte a un problema Reggio o di baby gang a Reggio, è un fenomeno diffuso alla pari delle altre grandi realtà urbane, meridionali e non, lì dove l'arroganza e la prepotenza la fanno da padrone. Per questo chiediamo l'intervento anche della stampa per consentirci di dare un segnale forte a questi giovani che qualora atti di questa natura venissero a nostra conoscenza, noi siamo lì pronti ad affrontarli con tutte le forze in campo. Okay.